Ciao a tutti amici di Every Eye, siamo tornati qui con il vostro Felice, la rubrica Happy Gamer, e siamo in compagnia del signor Brusco. Saluti, signor Brusco. Ciao, E ciao a tutti. oggi vi castiamo una partita a Elo. Sono tutti, come vedete, Diamond o comunque Platini, Diamond 1, ex Platini, ora anche Diamond. E ringraziamo ovviamente il nostro caro amico Voe, o V0E, comunque la vedete, la Morgana Support, per averci, diciamo, concesso di castare la sua partita. E niente, cosa faremo? Commenteremo un po' quello che succede, useremo la regia automatica, quindi ci faremo condurre un po' anche da LOL, a meno che non accadano azioni particolari. E quindi niente, insomma, vediamo. Cosa Enjoy. ha da dire riguardo alle scelte che hanno fatto, ai pick che hanno fatto, signor Bru? Allora, parlo per le accoppiate della botlane più che altro. Direi che Nami Lucian, partiamo con Nami Lucian. Il danno che si concentra in Lucian alla fine, come sappiamo, in early, se non hai il bilanciamento tra item, rune e maestrie, non è molto. I danni sostenuti negli anni. I danni sostenuti negli anni, esatto. Invece dall'altra parte abbiamo Morgana e Zreal, danno bilanciato direi sia anche dalla parte di Morgana che con il suo stun Direi decima le una botlane persone. ricca di CC, perché abbiamo da una Sì, parte lo stun di Morgana assolutamente. che è il più lungo del gioco, e dall'altra abbiamo comunque Nami con la Q, che è, diciamo, un bello stun non indifferente, anche se, diciamo, di entità minore rispetto a quello di Morgana. Beh, per il resto del game, invece della composition della squadra, dalla parte viola vediamo molta mobility. Lee Vero. Sin, Zed, Vediamo già un vabbè, un po' primo meno approccio Shyvana. deciso. Vedo. Stanno forse cercando uno scontro già vicino al drago. No, ok, si stanno sparpagliando. Dicevo, abbiamo anche una mid lane AD. Abbiamo uno Yasuo contro Zed, quindi. Infatti è vero. Cosa che noi non accettiamo mai. Ok, vediamo quindi la squadra blu che si sta, diciamo, predisponendo intorno al red. Mentre la squadra viola, a quanto pare, si starterà anch'essa dal. No, dal blu, starterà dal Dal blu. blu. Infatti, vediamo Beh, la Shyvana che va a botlane. coverare. Sì. Ok, Infatti, pure la botlane che cover. è tornato tutto alla normalità, diciamo. Per il resto, poi top, vedo che abbiamo un Irelia contro lì. No, contro. Dov'è? Contro Shyvana. Ok, Shyvana, Shyvana, cioè. contro Shyvana, sì. Due tank, eh. Ok. Pochi secondi allo spawn del red e del blu. Esattamente, poi inizieranno le danze. Per gli Cosa ci start aspettiamo? tutto classico, non vedo nulla Sì, di classico. particolare, a parte il fatto che abbiamo visto entrambi i support comunque partire di spell tif. Per il resto lame di Doran ovunque, sovrastanti. Vediamo già Yasuo e Zed che si scambiano un po' di poke reciproco. Ed ecco qua la botlane. Esatto. Un po' di focus concentrato su Morgana, penso più che Morgana. altro per dare un po' di spazio di farm a Lucian, che comunque si è preso un discreto Infatti. poke, eh? Si è preso un Direi discreto sì. poke dai Zreal, che Ecco anche lì. continua. Delle ottime Q, ha fatto Assolutamente sì. un danno abbastanza ingente. Penso che qui uno stun di Morgana potrebbe fare seri danni, quindi. Molti danni, sì, anche forse assicurare un'uncisione. Esatto, quindi aspettiamo che la pozza faccia il suo effetto. Le pozze. Adesso un Infatti po' va di danni si giocata è da preso. parte di Morgana, che ha portato Lucian a essere privo di mana e quasi anche di vita. Questo stun. Sì. Lo stun va vicino. Questo stun across the minion. Per ora il farm è pressoché stabile, stanno farmando. Vediamo un primo gank in mid. Mid. Torniamo mid con la regia. Sì, esatto, andiamo a vedere un po' cosa è successo. Niente, Yasuo semplicemente è rifuggito sotto torre. Qualche pozza e Anche via se di Lee nuovo in Sin corsia. Ci ancora in. riproverà? Boh. Bella domanda. Vedremo. Probabilmente sì. Anche vi nelle vicinanze, quindi. Tanto la regia mi ha Chissà. Vabbè. suggerito una guardatina anche al top, dove vediamo Shyvana in parecchia difficoltà. Direi che Un po' zonata. si sta equilibrando la botlane abbastanza in difficoltà, contro invece la top lane a favore dei blu. Mentre mid continua questo assalto, Forse attenzione. no, ok.
Vi in difficoltà Flash. E Flash. Però con la Lisino si arrende e primo ecco sangue. Qua, il primo sangue. Versato il primo sangue. Sì, è stato un po' ingenuo anche l'entrata di V, nel senso che l'ha fatto forse per dare a Yasuo il tempo di scappare, però... Lisino ha fatto un ottimo chase. Eh sì. Nonostante il Flash di V, purtroppo sprecato. Abbiamo una grande pressione in mid. Direi quasi... Forse c'è il tower dive. Pressione ottima giocata di Yasuo, che comunque ha fatto discreti danni a Lee Sin con una minima perdita. Aia. E direi kill ecco per Zed, che però ci lascia le penne grazie all'arrivo di V provvidenziale, direi. Siamo la botlane che sta andando in favore lieve di Ezreal, che sta leggermente farmando di più. E anche guardando il mana direi che è molto molto più avvantaggiato di Lucian, che in questo momento è un po' out. Direi che questa Ezreal se la sta cavando bene, anche grazie comunque anche al nostro amico Vo, che sta facendo un ottimo lavoro con Morgana, sta facendo una grande pressione. Sono comunque livelli altissimi, sì. Quindi è... Anche Ezreal devo dire l'abilità che non ha ancora mancato una Q, è stato molto bravo. Ultimi skill shot, ma Morgana in difficoltà. Ecco che però arriva Lee Sin, scuda, sì. Ingaggia. E tanto vediamo Yasuo in estrema Yasuo. Difficoltà. Grazie a Dio che Zed non abbia la ulti, ma probabilmente non gli servirà. Infatti. Nonostante questo Ignite... un po' senza senso, perché era impossibile sopravvivere tanto da fare la kill, ma soprattutto fuori dal range della torre. Ed ecco un teleport. Teleport che farà molti danni. Forse Ezreal, Lee Sin che si butta dentro un po' sacrificandosi. Sì, per dare la possibilità a Ezreal di lasciare un'uccisione a caso. Ezreal che però ancora è in difficoltà, però pessimo tower dive. E ci lascia. E ci lascia. Irelia. Esatto. È stata una kill reciproca, però io sinceramente non avrei rischiato un chase sotto torre così, però... Diciamo che alla fine ha avuto fortuna, quindi è stata... Cioè, ha avuto fortuna Ezreal, più che altro. Sì. E diamo un drago. Sì. Vorrei fare una domanda su... la build di Irelia, che ha buildato i Berserker. Non l'ho mai vista. Sì, diciamo che sta andando. Sì, sta andando molto per l'offensiva. Infatti, credo stia rushando la Trinity. C'è stato un giustiziato. Non ho capito bene. Doppio executed. Hanno provato il drago e non potevano sostenerlo, semplicemente. Sì. Ci vediamo tanto il drago già. È ancora lì. Sì, esatto. E nessuno l'ha preso. E nel frattempo stanno pushando la bot. Per ora nelle build niente di particolare. Vediamo Zed che sta facendo una, credo, una bot. Sì, assolutamente. E Ezreal va per la BT. Mentre il nostro Lucian penso BT anche lui, quindi... Sì. È molto probabile che entrambi vadano per la stessa build, credo. First BT e poi vadano per la Trinity entrambi. Sono molte probabilità. Sì, forse sono quei champ che dove la Trinity worka perfettamente. Sì, esattamente. Perché un po' di AP lo scalano anche... Ci infilerei come a terzo a completare la cosa corchi. Vediamo Lucian che ci prova. Ottimo scudo di Morgana. E questo exhaust reciproco. Tanto vediamo il mid e Zed, direi che lo salutiamo. Eccolo qua, kill per Torniamo Yasuo. In bot. Torniamo in bot, dove abbiamo la morte di Lucian. Gank di Lee Sin, assolutamente. Gank di Lee Sin. Devo dire Lee Sin è molto attivo in questa partita. E questo stun missato, però ecco Lee Sin. E direi che perfettamente è stata condotta magistralmente questo gank. E hanno fatto due kill senza perdere nessuno fino adesso, però dove Vagina Slayer ha penetrato le difese. Ottima ulti. Si guadagna pure una doppia. Devo dire che all'inizio è stato molto worth per il team viola, però poi il team blu si è mosso molto bene, sono corsi subito tutti a gankare il bot, compreso Yasuo che ha bloccato la fuga di Lee Sin su sua ulti ed è stato molto bravo.
Posizionamento a dir poco perfetto, direi, in quel momento. Sì. Vediamo comunque una Shyvana che non ha ancora dato kill, però... Sebbene in difficoltà contro Irelia ha farmato più di lei. Ovvio comunque che Irelia ha 5 kill, Shyvana ne ha 0. Quindi la cosa si... Quelle 5 kill a Irelia si faranno sentire molto in questa partita. Diamo un gank di Shyvana da ulti. Forse più aiuto che gank, perché la situazione sì, di... Sì, esatto, di un, diciamo gank di supporto. Di Zed non era proprio la migliore. Assolutamente. La mid lane devo dire invece per ora è molto equilibrata. Bellissima ulti di Morgana. E direi che per Lucian è finita. Sì, assolutamente. Ottimo lavoro. Comunque, di Morgana, molto intrepida. Fa anche molti danni su Ezreal. Assolutamente. E forse è costretto quasi a beccare, se non per il lifesteal e per le pozze. Vediamo una Nami contro Morgana. Ottima Q. E vediamo che probabilmente Irelia si salva al pelo. E invece no. Ecco la ulti, la ulti che ha dato il colpo di grazia a Irelia. E devo dire che se la stanno giocando molto in pari. C'è un lieve vantaggio alla squadra viola di gold. Hanno circa un quasi 1000 di gold di vantaggio. E quasi per quanto... il colpo di forse torre... sta per arrivare la prima torre giù. No, perché ecco V. Sempre Lee Sin sta... Attenzione. No. E la ulti, esatto, gli ha salvato direi la pelle notevolmente. Tanto già questo Shyvana versus V che costringe Vi a ritirarsi, ringraziando il fatto che Shyvana non abbia ancora la Sunfire Cape. Ce ne erano tons of damage. Assolutamente. Nonostante il nerf resta comunque OP. Sia nerf sia Shyvana che la Sunfire Cape. Sì, a tutte e due. È indiscutibile come comunque Zed sia superiore a Yasuo in questa mid lane. Cioè nonostante sì, direi sì, perché Yasuo ha preso comunque le kill su gank, comunque su roam, esatto. Mentre vedo che Zed la sta proprio dominando la sua mid lane. Vorrei far notare la differenza di farm tra Lucian e Ezreal. Vabbè, sia data dalla pressione comunque c'è stata un po' in early e anche a... Con questo Lee Sin che è ovunque, questo Lee Sin è davvero ovunque. E ulti sprecate, sì, sprecate un po' sia quella di Lucian che quella di Nami. Devo dire che Lucian non è molto bravo. Nami mi piace come sta giocando Nami. Se non altro sta cercando di dare una mano, però l'aiuto che sta dando è davvero Morgana. Ed ecco che... Ah, al pelo. E Lucian non si sa cosa stia facendo. Prende dei colpi. Ed ecco che va giù la prima torre a favore della squadra viola. E c'è un... pressoché direi un ward anche nelle kill per la squadra viola. E hanno la di carry e il mid con tutte le kill pressoché. Però questo non l'ho capito. Questo non l'ho capito. È stato un po' greedy. Avrà visto sia Lucian che Nami senza mana e si è buttato ad Insec, ma non... Attenzione perché c'è un double flash. Ecco, flancati totalmente dai due più fiddati. Direi ward comunque, Zed. Ward, sì, è stato assolutamente ward. Assolutamente sì. Ha dato comunque una kill al support, ma sono stati flankati dai due più fiddati. Fiddati che adesso parliamo di un 6-3. Finita la botcr, sta andando per la... penso mannaia. Sì, un brutalizer così, credo sia per la mannaia. Armor Pank è worka tantissimo comunque. Seconda torre per la squadra viola, siamo 2-0. Direi che se la stanno conducendo molto bene. Il vantaggio in gold è quasi, sta quasi sferando i 3000. Una Shyvana non particolarmente presente dalla parte della squadra viola, si sta concentrando più che altro sul farm. Sono sì, più che molto. Altro uno Zed e un Ezreal che sono stati fiddati dall'ottima prestazione del jungler. Cioè è stato proprio merito del jungler che ha condotto degli ottimi gank mid e bot. Forse anche il motivo buona per, parte, cui, per sì. cui la top è rimasta un po' indietro. Per quanto riguarda le build hanno finito entrambi la BT. E non c'è ancora nulla che ci faccia presagire un imminente Trinity, però penso sia quasi scontato. Ottimo! Ora vediamo una Shyvana che non ha ancora la ancora senza Sunfire Cape, però comunque riesce a tradare abbastanza bene.
E penso che stiamo per vedere la terza torre a favore della squadra viola. Tre torri a zero, un grande vantaggio sia in gold che comunque in vision e per il resto anche in positioning. Questa Morgana che non sbaglia un root. Ottimo, ottimo. Mamma mia questo Zed. Peccato per Ezreal, esatto. Questa ulti di V è stata molto buona. Ulti di Shyvana un po' inutile. Sì. Questa Shyvana la vedo un po' confusa. Infatti questo non ha portato nulla di buono. Forse Morgana potrebbe riuscire a farcela, esattamente. Partendo per il Chase, pessima direzione, avrei tagliato per la torre, esattamente. Intanto vediamo un'Irelia fiddata che... salvata come da Nami. Come si suol dire, fa i buchi. Sì, infatti riparte il Chase. E nulla, disingaggia. Con queste ultime azioni la squadra blu ha recuperato un po' del vantaggio che le mancava. Con Irelia che fa 6-2, che comunque direi che Irelia potrebbe riuscire a tenere testa a Zed tranquillamente. Però il problema principale è la disparità tra gli AD carry. 108 di farm a 78, 4-3. Ezreal a un terzo della Trinity. Mentre Lucian ancora non ha neanche finito le scarpette. Ma forse perché ancora non ha beccato comunque. Sì, ma può essere anche questo. Ottimo engage da parte della squadra... pessimo engage da parte della squadra blu, che ha dato un ottimo engage a parte della squadra viola, che spesso si farà il drago. Sì, probabilmente. Senza problemi, credo. Zed è una furia, direi che se la merita pienamente la sua skin degli SK. Si è fatto da solo una doppia... lasciandoci le penne, ma si è fatto comunque una doppia da solo. Direi che il focus su Irelia è estremamente worth, esatto. Normalmente non direi mai focus Irelia, ma direi che è molto worth in questo caso. Ottimo chase di Morgana. E Irelia ancora non manca nemmeno una Q. Direi che la botlane sta facendo un ottimo lavoro. Complessivamente sono molto 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 più skillati rispetto alla squadra blu, è inevitabile dirlo. Per il resto vediamo comunque che la squadra blu non è ancora riuscita a prendere una torre, e questo la dice comunque lunga. 3-0 ancora, la situazione non cambia. Se tirano ancora la partita per le lunghe in questo modo senza prendere torri, potremmo vedere un Baron e uno sfondamento totale della squadra viola. E ecco un po' di trade top. Quasi a sfavore di Shyvana. Shyvana che ha rinunciato alla Sunfire Cape, ha cambiato gli item in corsa e si è fatta l'Omen. Chissà per quale motivo alla fine. Probabilmente quella di non è molto fiddato. Probabilmente però l'ha fatto anche un po' per cercare di resistere agli ingaggi di Irelia. Che comunque resta l'unica davvero problematica. Zed ormai ha preso il volo, 10-5. Non è proprio contrastabile. Sì, ormai. Guarda, ignora totalmente l'esistenza delle torri. È una partita comunque ancora basata molto su... Più che sulle kill, è basato sul guadagno di oro. Come vedete, ecco qua un engage. C'è stato un focus Zed cattivissimo, e direi anche giustificato. Buona ulti di Lucian. Kill però che non vengono lasciate assolutamente al carry. Irelia sta proprio voracemente fagocitando tutte le kill che trova. Il che non è un'ottima tattica, perché un Lucian magari con un paio di kill ancora potrebbe fare la differenza, anche se è molto indietro. E il treno Lisin. Il treno Lisin che purtroppo ci lascerà le penne. Sì. Direi che questo è stato un grande errore. Consiglierei a Ezreal di arretrare, anche perché forse non ce la fanno a farsi la torre, perché sono tutti talmente low vita che, esatto, basterebbe un ingaggio di Shyvana, ed ecco che Shyvana potrebbe recuperare un po' di quello che le è mancato per tutta la partita. Però per qualche motivo resta
resta schiava dei cooldown delle sue spell e dell'indecisione. E potrebbe, ecco Morgana però, che e Zreal che potrebbe fare la differenza. Un po' confusi sul focus, un po' indecisi. Sì, e Zreal continua per la sua strada. Esatto. Però anche l'arrivo di Zed, direi. Guardate il chase di questa Morgana, bellissimo, oh, stupendo. Morgana, l'azione. Complimenti a questo chase di Morgana. Morgana che sta facendo una partita, direi, magistrale. Ed ecco la quarta torre contro un incredibile zero della squadra avversaria. Zed, irrefrenabile. E Zreal che ha detto, datemi la kill, ma non ce l'ha fatta. Zed è troppo veloce, troppi danni. Ci lascia Zreal? No. Sì, ci lascia quasi le penne. Zed che ormai ha sussurro fatale, Botkr. E direi che questa partita ormai è un GG. È un GG, GG assolutamente preannunciato, assolutamente meritato assolutamente da parte della squadra viola. Direi che l'unica davvero meritevole della squadra blu concorderà con me, Sir Bruce, e Irelia, che ha fatto davvero un ottimo lavoro. Sì, che se l'è giocata perfettamente. Arommato, con l'aiuto del team. Sì, con l'aiuto del team avrebbe praticamente carriato tutta la partita. Assolutamente. Mentre nella squadra, è vero che nella squadra viola il più fidato resta Zed, ma comunque c'è il stata un team da un'utilità. Ha dato un ottimo, ottime giocate, soprattutto la botlane e soprattutto Lee Sin. Penso che grande aiuto l'abbia dato Lee Sin in questa partita anche sì, a me. Assolutamente. Vediamo comunque presente l'ingaggio di Irelia che si fa Zreal e purtroppo si farà anche Lee Sin. E attenzione, senti, perché potrebbe aprire la possibilità ad un Baron, no, perché ecco Shyvana che cerca di farsi V ma non ce la fa e penso che ci... Ottimo engage. Forse... Grazie all'aiuto di Morgana potrebbe trasformarsi in un Wart. No. Low. Se ne va via low Shyvana. Stupendo. Perfetto. Direi che... Nulla da aggiungere. Morgana ha giocato davvero benissimo. Vediamo questo squarcio su Irelia che torna back, molto interessante. Molto decisamente interessante. Soprattutto utile. E vediamo che la squadra blu cerca comunque di riguadagnare un po' di push, ma direi che 6 torri a 0 e 34 a 41 di gold è pressoché irrecuperabile. Decisamente. Pressoché direi irrecuperabile. Zreal che non ha ancora fatto... Ah sì, ha fatto la Trinity, eccola qua. E ora sì, sta andando, penso, per un Infinity Edge. Sì, probabile sì, l'Infinity. Probabile oppure così, il sussurro. Probabile vero anche questo. Lucian invece che ha giocato molto male questa partita. Anche solo la sua build, il fatto che ancora non abbia la Trinity. Sì, abbia soltanto la Shin. Sì, non assolutamente... Sì, Lucian che per tutta la partita non ha... Ha sbagliato completamente i tempi e infatti di build è rimasto nettamente indietro. Qui c'è assolutamente un suicidio da parte di Yasuo. E questa però riesce a bloccare la ulti di Irelia che verrà presto flancata da Morgana, esattamente. E direi che... Ok, adesso la squadra viola ha completo controllo della partita. Possono... Anche senza farsi il Baron possono completamente finirla. E penso che a breve vedremo la fine. Diamo un po' di Greedy Zed che potrebbe pagarla cara. E infatti così è stata. Ricordiamo ragazzi che quante kill potete avere non sarà mai una buona scusa per suicidarsi. Assolutamente, perché adesso vediamo che lo score di Zed è un po' rovinato. Uno Zed in questo momento vivo avrebbe potuto permettere alla squadra viola di continuare. Mentre ora sono costretti a ritirarsi. Ma vediamo una call al Baron. C'è una call al Baron. Uno svuotamento della jungle. Squadra blu che non sono sicuro abbia capito l'intenzione dei viola di farsi il Baron. Infatti stanno facendo un po' di schermaglia. Però Shyvana ha la ulti. Potrebbe scappare di ulti ma non ne avrà il tempo. No, Shyvana non aveva la ulti. Non aveva la ulti, no, non ci avevo fatto no, caso no. Ero convinto che ce l'avesse. Vediamo un dominio anche totalmente in jungle della squadra viola. Assolutamente. Intanto i blu provano a accaparrarsi il Baron prima dei viola, ma penso che questo si trasformerà in un massacro da parte di Zed. E c'è il disingaggio del Baron. Attenzione però perché... Una kill. Perché assolutamente il loro più fidato ci ha lasciato le penne e Irelia è ancora in campo.
è ancora in campo e con metà vita, e questo potrebbe fare la differenza. È ottimo chase di Vi, che dà il tempo agli altri di raggiungerla, ed ecco la kill che... Attenzione, perché potrebbero avere il tempo di buttare giù, se non altro, la torre mid. Eh sì, con 25 secondi a Ezreal, vabbè, ormai 8 a Zed, hanno molte possibilità. Però c'è qua un ottimi gli stun di Morgana, anche nelle peggiori delle situazioni, senza vita, è riuscita comunque a... Indecisione di Lee Sin lo porta alla attenzione, morte. Attenzione, attenzione, Morgana... E adesso probabilmente vedremo anche la fine di Shyvana. Attenzione però, perché Shyvana potrebbe prendersi una easy tripla. E grazie lo comunque alla... Dynami lo blocca. Esatto, stun Dynami, che come ho detto è abbastanza brava, e purtroppo non è riuscita a compensare i fail di Lucian in questa partita. E decidono di abbandonare l'idea di farsi la torre quando... Questo eviterei di commentarlo direttamente. Sì, assolutamente. Esatto, il peggior posto per recollare Nami. Hanno deciso di abbandonare l'idea di farsi il mid quando hanno visto l'imponenza del 12-9 di Zed avvicinarsi. Zed che si sta facendo l'Hydra, o meglio, si è fatto la Tiamat, potrebbe anche lasciarla incompleta. Sarebbe assolutamente worth. E vediamo che ora la squadra viola è pronta, è carica e... Attenzione, la guerra fra i due più fiddati. Eccolo qua. E direi che qui ha vinto la botcr. Ha vinto la botcr di Zed, che però ci potrebbe... Ottimo. Gioco di ombre. È stato comunque un worth anche per Zed. E direi Baron, assolutamente. Hanno fuori Irelia, hanno fuori Yasuo, e direi che non hanno nessuno che è in grado di fermare questo, di contestare questo Baron. È la giusta situazione per approcciarsi in questo momento al assolutamente. Baron. Assolutamente. L'unica potenzialmente un po' pericolosa lì è Vi, ma non può fare nulla. Lì manca il danno. Manca il danno di Yasuo e il danno di Irelia. Un patetico Lucian che cerca di fare capolino e... Un perfetto. Non capisco questo focus sul support quando c'è un Lucian free là dietro. Beh, è accompagnato da Irelia, possiamo dirlo anche questo. Esatto, Irelia che quando ha fatto la sua comparsa ha completamente ribaltato l'engage, che era totalmente a favore dei Viola. E forse qualcuno riuscirà a salvarsi. E si continueranno il push. Baron, pessima mossa di Yasuo, che non ho per nulla capito il perché. E adesso direi che è semplicemente... Ottimo, devo dire, se l'è giocata bene. Un official quadra di Ezreal. Vedrà che si fa nel silenzio l'inibitore. L'idea del Baron è stata momentaneamente... Intanto vediamo, cominciano a sbucare i voti di falli di resa per la squadra blu. Ed ormai c'è una supremazia totale. Ezreal 4-5, Zed 13-10. E direi che ormai la partita sta per concludersi. Irelia da sola non può carriare un intero team. Può carriare un intero team, ma non questo team. Non questo, assolutamente. Perché abbiamo un AD carry totalmente inutile. Un support che a momenti mi lascia perplesso, ad altri riesce a fare comunque delle buone giocate. Questo Yasuo che continua a suicidarsi. E abbiamo una Shyvana con la ulti, quindi assolutamente worth stare lì in base. Ormai è diventato un muro, perché ha fatto Ha fatto la Sunfire e la Thornmail. Quindi direi che il poco danno che poteva dare Yasuo a questo team viene totalmente svalutato. Yasuo comunque se l'è giocata molto male. 5-11, pessima mid lane. Ma si era visto sin dall'inizio. Assolutamente. Comunque le prime kill prese solo su gank o comunque un aiuto. Ed ecco il Baron, e questa volta sarà un Baron terminato, perché non... Sì, probabilmente. Non vedo nessun... No, è stato... E invece disingaggio. Penso che puntino a fare una carneficina e a sfondare tutto, e probabilmente ci riusciranno. Attenzione però, perché stanno prendendo un sacco di danni gratuiti. Okay, un sacco di danni scappare. Gratuiti. Irelia che ha ingaggiato, ma potrebbe potenzialmente farsi entrambi, sia... E kill finalmente data a Lucian. Forse presa. Sì, più che altro presa.
E attenzione perché potrebbe esserci un tentativo di Baron da parte della squadra blu. Però attenzione, Zed è ancora vivo e Zreal è ancora vivo e con la Guardian Angel, e quindi sì, ormai è quasi full build. E infatti vanno tutti back, direi che è la scelta migliore. Questo però non esclude un Baron da parte della squadra viola, li vedo nella mappa avvicinarsi. Il danno ce l'hanno, è anche i tank, quindi potrebbero benissimo farlo. Non hanno lo smite, però se non c'è nessuno in zona si può fare tranquillamente anche senza. Oltretutto, signor Blue, mi viene in mente che quando la partita finirà la registrazione verrà interrotta da OBS, come e quanto vediamo qui Zed che c'era quasi. Senza quelli al probabilmente si sarebbe portato con sé anche Lucian. Sì, molto molto probabilmente. E tanto ecco finalmente il Baron, e questo penso segnerà ufficialmente la fine della partita, perché non pessimo tentativo da parte della squadra blu, che ci lascerà presto le penne. Ecco il primo ed ecco il secondo, e direi che adesso è totalmente free base. Una Nami così che se ne va a random, ma direi che non è assolutamente irrilevante ormai. Morgana che potrebbe farsi addirittura quel Lucian, ma ormai direi che è una free entrata in base di peso proprio. Vediamo che vogliono conquistarsi un vantaggio di push anche in bot. Probabilmente vogliono costringere il team avversario a restare in base, a depushare in base, per avere il tempo magari di prendersi un ulteriore vantaggio oltre quei 11.000 di gold. Ma li vediamo completamente zonati sia dai minion che comunque lo stesso dal resto del team avversario. E infatti ecco qua che quanto pensavo si è realizzato. Le hanno tenuti in base, vogliono ripulire la giungla e per prendersi penso l'ultima attacca di questo vantaggio insieme al Baron. E Zreal vuole ripulire, vedo anche i Wrath. Comunque la squadra viola la sta tirando per le lunghe. Avrebbero potuto già, penso, un buon 10 minuti fa terminare questa partita. Sì, forse, sì, assolutamente. Cioè, si stanno cercando comunque di prendersi più vantaggio possibile. Anche perché una carneficina, grazie alla loro Irelia, potrebbe davvero ribaltare completamente la partita, quindi forse è meglio sì, lo rischiare. Ormai meglio i tempi rischiare. Di respawn sono molto lunghi, quindi esatto. C'è pure la possibilità di entrare fino all'inhibitor. E abbiamo comunque adesso, per quanto inutile, un Lucian che comunque ha finito la Trinity e quindi comunque ha del danno, lontanamente non paragonabile a quello di Ezreal o di Zed, però comunque su buone giocate di Irelia potrebbe fare davvero la differenza se avesse le mani, cose che non ha. Quindi qui abbiamo una Shyvana hyper tank che per qualche motivo si è buttata così. Sta in previsione dell'arrivo del resto. Sì, del team, sta cercando di guadagnare tempo. E credo che adesso. Ecco Zed. E come pensavamo, infatti, il bait di Shyvana ha avuto buon successo. Ed ecco che l'inhibitor cade. Vedete come stanno prendendo tutto ciò che c'è in base. TP da parte di Shyvana che torna ancora più tankosa di prima, e direi che ormai è GG. Ok, ormai è GG. Bene, noi facciamo i saluti già in anticipo in previsione della partita che verrà stoppata da OBS. Mi raccomando, commentate. Ringraziamo il nostro amico Voe per averci fatto castare la sua partita, che era Morgana. Grazie Voe. E niente, qualcosa da dire, Sir Bru? GG. E direi che qua è davvero un GG a tutto il team viola. Guardate come stanno infierendo, e ormai la partita è finita. Grazie a tutti. Grazie a tutti per averci seguito e bye bye.